Per contrastare l'abusivismo nell'esercizio della professione di odontoiatra, la quarta commissione consiliare politica sociale ha approvato all'unanimità la proposta di legge sulle norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche di iniziativa del consigliere regionale di Italia dei Valori Enrico Mazzeo. Nell'ottica di salvaguardare il diritto alla salute del paziente, il dispositivo normativo definisce i requisiti minimi in ordine alla struttura e all'impiantistica in linea con le norme tecniche, igieniche e di sicurezza che presiedono questa attività. Il provvedimento passerà ora all'esame del Consiglio regionale per la definitiva approvazione. Inoltre, per verificare lo stato di attuazione della legge regionale relativa all'istituzione del registro dei donatori di cellule staminali, la Commissione ha audito i direttori generali dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza e dell'azienda sanitaria di Potenza, oltre al direttore del centro regionale trapianti dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Dall'incontro è emerso che le aziende sanitarie stanno attivando la formazione professionale che consentirà nei prossimi mesi l'attuazione della legge.